lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale Mary Lulamas. Ci teniamo compagnia questo mese fino al 24 di dicembre con un video al giorno. Oggi volevo riprendere un'idea che ho visto sul canale di Il Filo di Arianna, vi linko qui sotto il suo video, lei ne ha fatto più di uno ed è un video intitolato What's in my Kindle. In questo video lei ci accompagna nelle pagine del suo Kindle per vedere quali titoli abbia ancora da leggere, abbia già letto, eccetera. Non farò una cosa del genere perché verrebbe un video di credo 48 ore, perché il mio Kindle è strapieno di roba. Perché il mio account, insomma, che in questo momento è su questo Kindle, ma prima era sul mio vecchio, risale a oltre 9 anni fa, quindi comunque ho accumulato tantissimi libri, ma vi volevo citare qualche titolo che ho acquistato recentemente, quindi mi limiterò a 10 titoli di cui non ho ancora parlato, ma che prossimamente vorrei leggere, e quindi farvi un po' una panoramica di quali sono stati gli ultimi acquisti appunto in formato ebook. Comincio da Ilaria Tuti con Ninfa Dormiente, perché mi è capitato di trovare in cartaceo Fiori sopra l'inferno di Ilaria Tuti, che mi ha fatto follemente innamorare del personaggio di Teresa Battaglia e mi ha fatto desiderare di leggere tutti i suoi libri, quindi ho deciso alcuni di ascoltarli in audiolibro, visto che ce ne sono vari presenti su Audible, ma questo qui nel momento in cui l'ho acquistato non avevo modo di controllare il telefono e in realtà ho scoperto che esiste anche appunto in audiolibro su Audible, ma mi faceva piacere avere anche, diciamo, il supporto visivo, perché il primo, appunto, Fiori sopra l'inferno, l'ho letto in cartaceo e devo dire che è stata un'esperienza molto forte, anche perché appunto lo leggevo. Secondo me Ilaria Tuti è veramente bravissima a creare delle atmosfere molto forti e molto vivide, quindi ci stava tutto. Poi un titolo che devo dire mi ero tenuta in un angolo della mente per un sacco di tempo, perché ne avevo sentito parlare tantissimo all'epoca in cui era uscito, è Kentucky di Samantha Schweblin, edito da Sur. Questo era uscito da poco, quando sono andata alla scorsa edizione di Più Libri Più Liberi, e se ne stava parlando tantissimo in quel momento. Questo è un libro che, se avete amato le atmosfere di Black Mirror, secondo me si presta benissimo. Questi Kentucky del titolo sono degli animaletti pelosi e pupazzosi, che in realtà sono dei dispositivi di controllo, e in questo mondo distopico in cui è ambientato il libro si può scegliere di possedere un Kentucky o di essere un Kentucky, ovvero osservare o essere osservato. Cioè, io sono già partita via. Sur aveva fatto una promozione con una selezione di ebook a 3,99 €, quindi ho acquistato senza esitazioni questo e anche tutti i racconti di Grace Paley. Questo non lo conoscevo, e anzi non conoscevo l'autrice, ma durante il Salone di Torino sono stata ad una presentazione in cui si festeggiavano i 10 anni di Sur, e alcuni autori hanno letto degli stralci di libri pubblicati da Sur che loro avevano amato. E c'è stata anche una lettura, un reading di un pezzo di un racconto di Grace Paley. Io mi sono innamorata follemente. Sono andata allo stand di Sur per acquistarlo, ma era un libro decisamente molto corposo, quindi non me la sono sentita per via del bagaglio, ma pochi giorni dopo, in questa selezione scontata di appunto Sur in ebook, c'era anche tutti i racconti di Grace Paley a 3,99 €, e quindi ne ho approfittato per prenderlo lì. Altro titolo che tenevo d'occhio da tantissimo era Il calamaro gigante di Fabio Genovesi, autore di cui non ho ancora letto niente, ma per il modo in cui ne ho sentito parlare da altre persone, in particolare persone di cui mi fido molto, per le atmosfere di questo libro, la copertina, l'ambientazione marinara, io sapevo già che poteva essere nelle mie corde. Anche qui è un libro che ho tentennato un pochino ad acquistare in cartaceo, ma poi l'ho trovato appunto in ebook in offerta e l'ho preso senza esitazioni. Sono molto curiosa perché, tra l'altro, Fabio Genovesi l'ho visto sempre al Salone di Torino, che presentava invece il libro di Vinicio Capossela, e hanno un po' chiacchierato sulla questione animali marini, quindi sono molto molto interessata. Poi, sempre legato al Salone di Torino,
Vi segnalo Io posso di Pif e Marco Lillo. Sono andata con Federica alle Citazioni della Fe a vedere la presentazione di questo libro e quel giorno stesso il libro in ebook era in offerta, quindi l'ho voluto acquistare in occasione anche della presentazione e ne sono felicissima perché quella è stata, credo, una delle presentazioni più belle che ho visto a Torino. Già io ho una stima incredibile per Pif, ma quel giorno è stato un incontro commovente, fortissimo, molto intenso e mi ha fatto immensamente piacere avere occasione di prendere il libro appunto con, insomma, l'occasione della presentazione. Poi ho un libro che, devo essere sincera, ho acquistato totalmente per l'hype perché l'ho trovato anche questo in mega offerta Kindle ed è La vita invisibile di Eddie LaRue. Di questo libro io non so praticamente niente se non che ha delle atmosfere anche qui molto vivide che insomma è un genere fantasy, però credo adatto anche agli adulti, non proprio spinto sul lato young adult, se ho capito bene. Ed è un titolo che io ho comprato sull'onda totale dell'entusiasmo perché lo vedevo ovunque, sui canali anglosassoni americani, sui canali italiani, e quella copertina tutta nera con queste lineette mi ha, non lo so, mi ha chiamata, sebbene io non sappia praticamente niente di questo libro. Perdonatemi, io detesto acquistare libri in preda all'hype, però con le offerte ebook mi succede molto di più rispetto a ovviamente i libri cartacei. Poi ci sono tre titoli che ho acquistato a ridosso o durante il mio viaggio in Irlanda di settembre, che quindi per me fungono un po' da souvenir di quel viaggio, anche se non sono souvenir tangibili. Alla fine ho pensato che questa potrebbe essere un'ottima soluzione perché io pensavo sempre di portarmi i cartacei quando faccio un viaggio e poi, se non ho voglia di tenerli perché non è una lettura che voglio tenere, mi dispiace perché mi ricorda il viaggio. Se vado avanti un sacco di tempo senza leggerli, mi dispiace perché erano legati a quel momento. Quindi effettivamente l'idea di collegare degli ebook a dei viaggi potrebbe essere una buona idea. Qui ci sono delle motivazioni disparate. Il primo è un grande classico, ovvero Gente di Dublino di James Joyce, che io ho posseduto in cartaceo in un'edizione che però non mi piaceva e non mi piaceva assolutamente la traduzione, quindi ho deciso di acquistarlo in ebook prima del viaggio perché pensavo di leggerlo mentre ero lì. In realtà le giornate lì erano lunghe, un po' faticose dal punto di vista fisico, era il primo viaggio di quel tipo che facevo dopo tanto tempo e quindi ho scelto delle letture un po' più leggere, però assolutamente questo mi ricorderà sempre quel viaggio. Stessa cosa si dica dei due libri che ho comprato mentre ero lì. Il primo si chiama Big Girl Small Town, l'autrice è Michelle Gellin ed è un libro che ho visto alla libreria del Trinity College, chiaramente non la biblioteca, il bookshop, ecco, del Trinity College, e sulla copertina c'era scritto che ricordava Derry Girls, la serie. Ho poi cercato in cartaceo quel libro perché non volevo comprarlo in quella libreria, volevo comprarlo in realtà in una libreria indipendente, ma non l'ho trovato. E poi quella sera mi sono resa conto che era presente sul Kindle a 0,99 centesimi e quindi ho deciso di acquistarlo in ebook. Stessa cosa si dica per un altro titolo che è un libro per bambini, quindi non volevo necessariamente la versione cartacea perché so che sarà una lettura così leggera e di intrattenimento. Si chiama The Bee Charmer of Henrietta Street ed è un libro per bambini di Sarah Webb, del quale la copertina mi ha letteralmente folgorata. Stavamo passando davanti a una libreria, ho visto la copertina, mi sono innamorata follemente. Poi l'ho cercato online, anche questo aveva un prezzo piccolissimo, mi sembra 3 euro, e quindi ho deciso di acquistarlo in ebook. È la storia di due bambini che dopo la rovina economica del padre si ritrovano a lavorare in un circo a Dublino e appunto l'atmosfera, il fatto che fosse ambientato in Irlanda e questa copertina che mi aveva stregata e le api ovviamente me l'hanno fatto prendere senza esitazioni, così adesso ho questi tre libri che sono un po' appunto un ricordo e un souvenir di
quel periodo. Poi un altro libro di cui non ho ancora parlato, sono gli ultimi due questi, un altro libro di cui non ho ancora parlato, ma che mi piacerebbe effettivamente, ora che ci penso, magari leggere in primavera, perché non lo so, mi sembra che possa starci come tematica, è Una vita da ricominciare di Brigitte Riebe, mi sembra si chiami l'autrice, ed è anche qui una di quelle splendide trilogie di Fazzi con delle copertine stratosferiche. Questa qui è la serie che si chiama Le sorelle del Kudamm. Il Kudamm è una strada molto famosa di Berlino e mi sembra di ricordare che questa storia sia ambientata a cavallo con la guerra, se non sbaglio. Quindi una vita da ricostruire proprio perché, appunto, oltre alla città e insomma a questo momento storico difficile, c'era proprio da ricominciare a vivere. Quindi mi incuriosisce molto. Queste serie di Fazzi, come credo di aver già detto, sono tutte bellissime, ma dal momento che penso io mi riempirei le librerie a comprare solo queste serie, acquistarle in ebook, diciamo che è una soluzione un po' di mezzo per appunto leggere comunque queste serie che sembrano tutte molto interessanti e non intasare la libreria con i cartacei. L'ultimissimo è anche qui un libro che mi aveva catturata per via della copertina tantissimo tempo fa. Io addirittura l'ho fotografato in una libreria a New York a Natale 2 anni fa, quando sono stata con la mia famiglia, perché mi aveva colpita la copertina e poi non l'avevo mai cercato o comunque non avevo mai indagato, ma quando è uscito in italiano ed è anche qui stato messo in offerta lampo Kindle, ne ho approfittato per acquistarne. L'autore è Raphael Bob Waksberg, che è famoso per aver creato BoJack Horseman. Questo è un cartone animato per adulti su Netflix che io non ho mai visto, semplicemente perché ho paura di quanta amarezza ci sia in quel cartone animato. Però onestamente mi incuriosisce molto. E questo libro si intitola Qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata. Quindi la combinazione di copertina e titolo per me ha già fatto tutto il lavoro. Ne ho sentito parlare molto molto bene. È una raccolta di racconti, quindi quando sarò in vena di racconti da un autore iper contemporaneo e quindi non qualcosa di un po' più classico, sicuramente mi rivolgerò a questo libro perché secondo me potrebbe essere totalmente nelle mie corde. Spero appunto che non sia troppo amaro nelle sue considerazioni e troppo doloroso da leggere, ma vedremo. Questi erano 10 tra gli ultimi ebook che ho acquistato negli ultimi mesi. Ne riparleremo appunto ovviamente al momento della lettura. Fatemi sapere se avete trovato qualche ebook interessante nell'ultimo periodo e se anche voi come me dipendete da queste offerte per acquistare tutti i libri che magari non vi sentite di acquistare in cartaceo. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi, per il vostro tempo, i vostri commenti, il vostro affetto e noi, se vi va, ci vediamo domani. Ciao ciao!